Per via degli ultimi decreti legge a risentirne in questi mesi tutto il settore commerciale, ad esempio alcuni imprenditori chiedono maggiori risposte da parte della politica regionale, sollecitando anche ad una riapertura anticipata con tutte le dovute precauzioni. Ma vediamo. Lei è una piccola imprenditrice con la sua famiglia nel settore dell'abbigliamento e delle calzature nella città di Isernia. In questo periodo cosa vi aspettate dalla fase 2 e soprattutto cosa state chiedendo? Guardi, in questo periodo ci aspettiamo soprattutto di ricominciare, di riaprire. Questo è fondamentale per noi, come penso per tutti. E ci aspettiamo soprattutto anche qualcosa di chiaro da parte della regione che ci facciano capire in che modo è possibile questa riapertura. Nel senso, innanzitutto non c'è una certezza per quanto riguarda la data, perché per esempio ad oggi abbiamo indiscrezioni che addirittura la data è slitta alla metà di maggio, Ho anziché capito. del 4 maggio. Poi sentiamo ancora da più parti che per quanto riguarda l'abbigliamento ci sarà bisogno di sanificare un capo ogni qualvolta viene provato, ma noi vorremmo anche capire in che modo, con quali strumenti va fatta questa sanificazione dei capi. Ecco, voi volete sapere in anticipo come poter agire in vista di una possibile riapertura dopo il 4 di maggio? Esatto, ma noi chiederemo anche di aprire non per la metà di maggio, ma di aprire anche un attimino prima, le spiego. Noi fortunatamente come Regione Molise siamo stati virtuosi e tra virgolette fortunati, nel senso che non abbiamo tantissimi contagi e per fortuna pochi decessi rispetto magari ad altre regioni, no? Come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, le Marche. Ora, forse anche un po' per come è strutturato il Molise, perché comunque la popolazione, diciamo, è abbastanza già distanziata di per sé. Quindi noi, il punto che, come dire, la domanda che ci facciamo, ma perché non possiamo aprire anche il 4 maggio? Ovviamente garantendo al cliente tutti i dispositivi di sicurezza, come guanti, igienizzanti, eccetera. Cioè, se ad ora sono rimasti aperti giustamente i supermercati, fruttivendoli, eccetera, e hanno riaperto da qualche giorno già i negozi di abbigliamento per bambini, noi ci chiediamo perché non possiamo farlo altrettanto anche noi, anche perché non è una cosa da poco ricordare che ad oggi in tanti di noi non abbiamo preso né i 600 euro, quei famosi 600 euro di bonus per le partite IVA, e i nostri dipendenti sono ad oggi ancora senza ricevere la cassa integrazione in deroga, quella per emergenza Covid. Quindi lei capisce che ci troviamo in una situazione drammatica anche dal punto di vista economico. I nostri dipendenti, l'ultimo stipendio che hanno preso è stato quello relativo al mese di febbraio. Quindi, come dire, è una situazione un attimino da ragionarci un attimino su. Noi chiediamo al presidente Toma che faccia un'ordinanza nella quale ci dica in primis come e quando possiamo riaprire, perché è fondamentale per noi.